Salve, oggi è il 25 giugno, siamo ritornati qualche giorno fa da Milano e oggi voglio un po' raccontarvi di questa esperienza. Oggi invece è l'11 settembre e a distanza di mesi sono qui per aggiungere alcuni pezzi al vlog che avevo registrato a inizio, che era luglio mi sembra, sì. Mi ricordo. Oggi c'è pure Samuele che mi aiuterà a fare delle clip anche per raccontare cose in più che... nel primo vlog non avevo messo. Ciao. Ma prima di tutto voglio presentarvi i protagonisti di questa storia, che siamo io, nei ruoli di Marco, Caterina a Caponio, Giada e Samuele. Allora, tutto inizia a metà aprile, quando un giorno Samuele mi chiama e mi dice che qualche giorno prima aveva mandato un video a X Factor, l'avevano ricontattato per dirgli di fare un'intervista, una videochiamata per presentarci e per parlare un po' di noi. Ci siamo preparati, abbiamo fatto questa chiacchierata e ci dicono che di lì a qualche giorno ci avrebbero fatto sapere cosa fare. Specifico una cosa che da questa clip non si capisce bene, ovvero la redazione di X Factor a questo punto ci avrebbe richiamato solamente nel caso in cui ci avessero ritenuti idonei, quindi diciamo non era una cosa ovvia via il fatto che ci avrebbero richiamato. Una volta fatta la videochiamata avevamo pensato subito, vabbè, ci saranno probabilmente migliaia di persone che fanno questi step, no, iniziali, quindi la probabilità che ci chiamino è veramente bassa, e invece sono qui a fare questo video, quindi ci hanno richiamato. E appunto ci hanno chiamato e ci hanno detto che da lì ai primi giorni di maggio saremmo dovuti andare a Milano per fare i provini. Dovevamo portare 6 brani, 2 in italiano, 2 in inglese e 4 in tedesco. Pipit? Dovevamo portare 6 brani, 2 in italiano, 2 in inglese e 2 nostri, inediti o editi. E davanti agli autori bisogna anche parlare, quindi armatevi di una buona parlantina e una sincera spontaneità. Arriva una nuova chiamata dalla redazione di X Factor e ci dicono che il 7... e l'8 di maggio saremmo dovuti andare a Milano per fare i pre-casting. Quindi a questo punto con gli altri membri della band ci siamo messi a iniziare a provare. Benvenuti! Poi ci siamo messi a registrare dei video che sarebbero poi serviti allo staff di X Factor per conoscerci meglio. Domanda numero 4. Cosa vorremmo non accadesse mai sul palco di X Factor? Una cosa che ci terrorizza ma allo stesso tempo ci elettrizza sono gli imprevisti in generale. E una cosa che ci terrorizza... Se basta sui ragni! Una paura dei ragni! Arriva finalmente il fatidico giorno delle partenze. Io e Samuele partiamo e arriviamo per primi a Milano. Dopo qualche ora è arrivata Giada, visto che lei veniva col treno, perché era partita da Bologna. C'è Giada. È arrivata? È lei. Manca poi. No, se urlavo dalla finestra, ma non dice. Io vabbè, io ci sono. Davvero signore. Voglio! E Caterina ci avrebbe raggiunto solamente il giorno dopo. Visto che eravamo arrivati a Milano un giorno prima rispetto alla giornata delle convocazioni, abbiamo approfittato della serata per ripassare i pezzi in albergo e per fare un giretto per Milano. Siamo in piazza Duomo. Andiamo a cena da Cracco. Andiamo a salutare a Cracco. Ma ancora sta la vlogga, basta, finitela. Metro. Madonna, chi è? Metro. Fosse stata più lunga sarebbe stata chilometro. Basta, è la terza volta. Lui non l'ha sentita. Giada che balla davanti alla scala. Auto blu, corro con il mio fro. Lei messa lì. La mattina dopo arriva Ponio, ci prepariamo insomma per andare a fare le audizioni e a questo punto nasce il nostro rito scaramantico. Da
Dopo qualche ora d'attesa ci hanno chiamato e ci hanno lasciato dicendoci che nel caso in cui fossimo stati ritenuti adeguati ci avrebbero fatto risapere loro entro il 1° di giugno. Noi aspettiamo e alla fine, quando tutto sembrava perso, arriva una nuova chiamata da X Factor per ritornare a Milano. E questo è quando Samuele venne a casa mia per comunicarmi la notizia. Muovite, vieni qua, vieni qua, non mi fa uscire. Ci hanno preso, sì. Una cosa. Va bene. Va bene.